Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ci rilassiamo un pochino con un video tag che ho visto sul canale di Consigli Smart. Vi lascio il suo link giù in info box. Questo è un tag molto breve, molto leggero che mi è piaciuto. Si intitola L'uomo ideale. Io in realtà devo fare una piccola premessa perché io il mio uomo ideale l'ho già trovato. L'ho trovato 23 anni fa, sono sempre rimasta con lui e sono contentissima così. Però volevo comunque rispondere a queste domande perché mi sembrava comunque un modo simpatico per stare 5 minuti insieme. Prima domanda: che cosa ti attrae in un uomo? Io devo fare una distinzione. Se parliamo dell'aspetto fisico, sicuramente io guardo il portamento, che deve essere un portamento elegante, guardo le spalle, mi piacciono le spalle larghe, gli occhi, li preferisco chiari, quindi azzurri o verdi, e poi guardo sempre la statura. A me piacciono gli uomini alti, molto alti. Io sono alta 1,72 m, però un uomo per esercitare su di me una certa attrazione deve essere molto più alto di me, quindi minimo 1,80 m. Se sono più bassi, sinceramente a me proprio non attraggono. Sicuramente possono avere mille altre qualità, ma se parliamo dell'attrazione fisica, della prima cosa che noto, a me piacciono gli uomini alti. Poi, se invece parliamo di un aspetto più caratteriale, legato più alla personalità, mi piacciono gli uomini dolci, comprensivi, che sanno ascoltare, gli uomini che non sono troppo burloni. A me quelli che scherzano tanto, ad esempio, non mi piacciono, preferisco quelli un pochino più seri, un pochino più posati. E poi una cosa che mi attrae tantissimo in un uomo è la cultura. A me piacciono gli uomini colti, gli uomini che hanno studiato, che sanno delle cose, che magari quando si viaggia e si va in giro, si va a vedere un museo, sanno e sono consapevoli di quello che si sta guardando, quindi insomma, mi piace che l'uomo sia colto. Non sto dicendo che deve sapere tutto, sto dicendo che deve avere un approccio alla cultura che sia aperto, quindi anche dove magari ci sono delle lacune, delle cose che lui non conosce, essere disposto magari a impararle, a conoscerle, un certo interesse comunque nei confronti della cultura. Mettere quella giusta dose di curiosità nelle cose che fa per poter magari imparare delle cose nuove. Domanda numero 2: uomo con addominali o senza? Uomo con addominali. Mi attrae l'uomo che ha un bel fisico. Domanda 3: uomo con slip o boxer? Io preferisco i boxer, però quelli aderenti, non quelli larghi, stile costume da bagno, quelli che sono un pochino più aderenti, li trovo più sensuali. Domanda numero 4: uomo in tuta o in giacca e cravatta? Nessuno dei due, perché a me piace un casual elegante. Quindi giacca e cravatta no, perché è troppo formale, troppo impostato. La tuta non mi piace, a meno che non stia andando in palestra, perché è troppo sportiva. Io preferisco un casual che sia tendente all'elegante, quindi magari anche un paio di jeans, anche delle scarpe che magari sono leggermente più sportive, magari non proprio da ginnastica, ma un pochino più sportive, e poi magari una camicia oppure una maglia un pochino più carina. Quindi diciamo che mi piace la via di mezzo tra la tuta, che è proprio completamente sportiva, e la giacca e cravatta, che è stile banchiere e non è che mi attira più di tanto. Domanda 5: che profumo dovrebbe indossare? Sul profumo non ho grandi pretese, l'importante è che non sia un profumo troppo forte. Non mi piacciono quei profumi che sono troppo intensi, mi piace un profumo un pochino più delicato. Non ho in mente adesso dei nomi di profumi maschili perché non è una mia passione il profumo, non me ne intendo neanche più di tanto, però un profumo da uomo ma tendente al dolce sicuramente. Ultima domanda: uomo con la barba o senza? A me piace l'uomo con la barba, però non quella barba lunga stile Babbo Natale, ma quella magari di 4-5 giorni, quella che comincia a vedersi, che magari è anche abbastanza morbida al tatto, però non è troppo lunga. Mi piace tantissimo, infatti il mio compagno da un po' di anni se la fa crescere in questo modo, dietro mia richiesta, perché mi piace veramente moltissimo. Però c'è da dire che non tutti gli uomini stanno bene con la barba. Quindi in generale vi dico che la barba mi piace, però dipende perché ci sono degli uomini che con la barba stanno malissimo perché fa un effetto trasandato e quindi in quel caso allora preferisco senza. Quindi se hanno il viso adatto sicuramente la barba,
Ma se non hanno il viso adatto, comunque la barba gli dà quell'effetto di sofferenza, di trascuratezza, allora no, quindi dipende anche com'è il viso dell'uomo in questione. Questa era l'ultima domanda, non chiede di taggare, quindi direi che taggo tutti, chiunque lo voglia fare, ben venga, magari fatemelo sapere così vado a vedere il vostro video. Io mi fermo, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.